C'è chi scrive e pensa che il governo potrebbe cadere su questo negoziato di giovedì in Europa. Questo governo può cadere per un refolo di vento, figuriamoci se non può cadere per una situazione campale, di importanza campale come quella che verrà trattata giovedì. Io ho la convinzione triste che questo governo continui ad esserci semplicemente perché nel frattempo Renzi è crollato nei consensi. Non appena Renzi troverà un pertugio lo farà cadere. E questo pertugio si può chiamare Draghi, che è un'opzione, il governo tecnico che piace più o meno a un parlamentare su due. Quindi ovviamente Conte rischia. Ovviamente Conte parte da sfavorito per la battaglia di giovedì. Secondo me sta chiedendo 10 per ottenere 5 o 6, perché non credo che sia così stupido da andare lì come alla guerra, convinto di ottenere gli Eurobond, perché lo sa anche lui che non lo otterrà. Dopodiché, secondo me, la domanda che dobbiamo porci non è tanto avremo il governo Conte dopo giovedì, ma avremo l'Unione Europea dopo giovedì. Questo mi sembra il problema principale, perché non vorrei che fosse sfuggito a qualcuno, e sicuramente non sarà sfuggito, il fatto che pochi giorni fa Ursula von der Leyen è stata costretta a chiedere scusa per conto dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia, dicendo sostanzialmente vi abbiamo lasciato i soldi nella prima fase. Nella prima fase l'Italia è stata aiutata dalla Cina, è stata aiutata dalla Russia, è stata aiutata da Cuba, esattamente non i paesi più democratici dell'universo. Ma non siamo stati aiutati, per esempio, dai Paesi Bassi. Non siamo stati aiutati dai tedeschi, non siamo stati aiutati dagli austriaci e dai finlandesi. Questo è il grande problema. Noi siamo di fronte a una battaglia campale, a una situazione straziante, ma ci sono quattro paesi principalmente, la Germania, l'Olanda, l'Austria e la Finlandia, che stanno facendo muro, dicendo che quello che è stato deciso finora, quindi la sospensione del patto di stabilità, il fondo Sure, il patto di fondi di garanzia, l'intervento della BCE, siano elementi sufficienti, insieme al famoso MES senza condizionalità, qualora lo si utilizzi per spese sanitarie. Ma anche lì siamo sicuri che sarà senza condizionalità oppure no, visto che si possono inserire anche ex post. E questo è il problema. L'Unione Europea vuole finalmente diventare tale oppure neanche nel momento più difficile della sua storia non riesce a pensare oltre il proprio ombelico? Questo è il problema. Non se Conte utilizza i toni sbagliati o giusti o se Conte è bravo o meno a livello strategico. Il punto è che se il 65% degli italiani non crede nell'attuale Unione Europea, non è perché siamo dei cattivoni, ma è perché stiamo avendo la sensazione di essere stati abbandonati dall'Unione Europea.